Questo programma contiene linguaggio volgare, nudità e scene di natura sessuale. Qual è il tuo capo? Te ne stai andando veramente? Non posso star qui a far niente mentre tu mi sbraiti addosso, ok? Io voglio solo parlare della situazione. Quando ti chiedo le cose, tu non sei sincero. No, io sono molto sincero. No, non sei sincero. Sei tu che non sei sincero. Non lo sei per niente in questo momento. Ho organizzato questa festicciola, mi dispiace, non mi dispiace per Josh, solo per spiegargli che abbiamo entrambi torto e per parlare della situazione per bene. Ma lui si è infuriato come una belva e ora siamo messi peggio di come eravamo all'inizio. Charlotte, tu hai fatto uno sforzo per dirmi mi dispiace ma non mi dispiace, quando in realtà non ti dispiace per niente, ok? Mi dispiace per come ho reagito, ma non per il motivo per cui mi sono arrabbiata. Non mi inviterai mai a uscire coi tuoi amici, sarà sempre la serata tra uomini, ma io so che ci saranno Charlotte, altre ragazze. Charlotte! Sì che ci saranno. Non so come andranno a finire le cose perché tu non mi stai aiutando per niente. Ogni weekend esci soltanto con i tuoi amici, non solo è vero, e sempre. Charlotte, non voglio avere questa discussione con te, ne abbiamo già parlato, ok? Sono uscito con i miei amici e lei non era neanche in Inghilterra. Ma perché non riesci a chiedermi scusa una buona volta, così la chiudiamo qui e basta? Non ne posso più di questa situazione. Si vede che non faccio per lei se continuiamo a litigare così. Mi sembra che stavolta la situazione sia davvero degenerata. Come faremo a recuperare la relazione dopo questo? Mi preoccupa il fatto che io e Josh stiamo iniziando a fare vite separate e che a lui importi più di uscire coi suoi amici. Se va avanti così, non c'è futuro per noi. Pensavo te ne stessi andando. Non ho trovato un taxi. Che facciamo adesso? Io non voglio che tu esca in continuazione coi tuoi amici, non hai più 16 anni. Ok, sì, ma... Non hai più 16 anni, okay. Non hai la fidanzatina che vedi sì, tutti i giorni. Sì, lo so. Io non abito dietro l'angolo, non mi vedi il giorno dopo. Beh, se la metti così, allora anche tu devi smetterla di lavorare in continuazione e trovare il tempo per uscire con i miei amici. Se no... Non posso farci niente se lavoro tanto. Io non posso farci niente se le serate in cui vuoi uscire con me sono serate fra uomini. I weekend, quando sono libera, sono le uniche volte che posso vederti, l'unica volta che posso... Io che ci posso fare? Devo leggere la sfera di cristallo per scoprire quando sei libera? In che giorni? Cosa devo fare? Dimmi. Beh, per cominciare potresti parlarne. Quando abbiamo del tempo libero, lui preferisce passarlo coi ragazzi, invece che con me. E questo non va bene, quindi deve sapere quanto questa cosa mi fa arrabbiare. Sì, è perché non parliamo abbastanza, è esattamente questo il problema. Perché non ci comunichiamo di più i nostri piani futuri? Ok, facciamo così. Non devi essere triste. Sono triste perché ci tengo a te e ti amo e non mi piace litigare e non mi piace come... Neanche a me. Allora perché quando sono arrivato la situazione è esplosa in una mega litigata? Capisci cosa intendo? Dai, forza. Anche se sono ancora arrabbiata, non posso fare altro che sorridere quando vedo quello stupido faccino sfacciatello. Sono contenta, ma le cose devono cambiare se vogliamo che la nostra relazione duri. Vuoi sapere un'altra cosa? No. No, vuoi sapere un'altra cosa? Guarda che cosa ho. Non guardare la foto! Il foglio rosa? Sei una pazza. Josh finalmente ha fatto il foglio rosa. Anche se può sembrare un piccolo passo, per Josh è un passo enorme. Mi dimostra che finalmente il mio ragazzo sta diventando un uomo.